Non si sente la voce. Dica, prego. Volevo chiedere scusa alla Corte e al Pubblico Ministero per la eccessiva reazione, però io ritengo che l'avvocato ha perso. Per quanto riguarda, io non ho minacciato con le mani, non ho fatto nessun gesto di violenza. Sono pronta a rispondere ad altre domande. Va bene, la Corte ne prende atto. Prego, avvocato Taormina. Dunque, stavamo parlando del fatto che lei soltanto dopo 2 anni di collaborazione e al 47esimo o 48esimo interrogatorio si è ricordato o ha ritenuto di dover fare alcune dichiarazioni relative all'omicidio Pecorelli e precisamente quelle che Giuseppe Pucci a sua volta aveva fatto a lei. E del ritardo con il quale lei ebbe a fare queste dichiarazioni al Pubblico Ministero di Perugia, lei ha addotto pericoli per la sua incolumità e per la sua famiglia. Ricorda tutto questo? Sì. Le avevo chiesto se ricordava di avere in altre circostanze, durante il corso delle indagini preliminari, fatto presente che non riteneva adeguate le misure di sicurezza personale per lei e per la sua famiglia e che in ragione di questa preoccupazione aveva fatto omissioni o fatto dichiarazioni false nel corso delle stesse indagini, durante il corso delle indagini preliminari rappresentato agli organi del Pubblico Ministero queste sue preoccupazioni? La domanda gli ha risposto, gliel'aveva fatta, aveva già risposto, mi sembra, il collaborante. Sì, Presidente, però stavo proprio, mentre quando è stato sospeso l'esame, io stavo cercando di ricordare le singole circostanze e situazioni nelle quali Abbatino ebbe a far presente questa. Sì, ma lui ha detto che era... Comunque, nel corso della mia collaborazione sono cambiate nel tempo varie cose che riguardavano appunto il programma di produzione sia mio che della mia famiglia, dunque... Io ho chiesto e richiedo al signor Abbatino se ricorda le occasioni nel corso delle indagini nelle quali egli ebbe... Generica la domanda così. No, in quali circostanze e con riferimento a quali dichiarazioni questo è accaduto? E come se ne ha rese 59? Presidente, se lo ricorda bene, altrimenti... Se lo ricorda lei questo? Comunque dovrebbero stare agli atti. Penso, non c'è allora, io gli ricordo queste circostanze. La prima riguarda le dichiarazioni che lei ha reso, verbale 87, il 6 di novembre del 92. Dove dichiara che intende modificare le sue precedenti dichiarazioni in quanto, non ritenendomi allora sufficientemente garantito, riferiti. In particolare non mi sono attribuito la diretta partecipazione ad episodi criminosi ai quali effettivamente presi parte. Domanda. Nel verbale del 6 di novembre del 92, di cui l'ho letto una parte, lei poi appunto indica alcuni episodi criminosi, tra i quali quello riguardante l'omicidio... Se lei vuole sapere questo, gli faccia la domanda in questo senso, sentiamo se quali sono le cose che lui avrebbe aggiunto che non aveva detto. Ah, non è questo. No, prego, prego. La domanda è questa, in questo verbale egli poi avrebbe dichiarato le sue responsabilità, ad esempio in ordine, tanto per ricordare, al omicidio Nicolini. Le chiedo, quindi nel momento in cui lei si decide a fare queste dichiarazioni... Non ricordo i tempi, comunque già ho detto che nel corso della mia collaborazione varie cose sono state cambiate nel corso dei tempi. No, ma io le faccio questa domanda per dirle che in quel momento, se fa queste dichiarazioni, si presume che la sua protezione la ritenesse sufficiente. No, non lo ricordo al momento. No, Presidente, allora, mi consenta, la difesa si oppone. È una reiterazione delle stesse domande che sono state fatte nell'ultima udienza, insistendo su fatti e circostanze che sono estranee al procedimento e riguardano la protezione dell'Abbatino.
effetti... Allora, se vogliamo evitare che si ripetano fatti di questo genere, io chiedo che il Presidente consideri queste circostanze. In effetti, Presidente, Presidente, vorrei aggiungere l'opposizione del PM a quella della difesa, vorrei aggiungere l'opposizione del PM a quella della precisare i periodi. Ecco, questo è. No, se a lui ha altro da aggiungere, altri particolari, ma altrimenti mi pare che questo sia inutile. Scusate, io l'interrogatorio potrebbe essere basato su domande di questo tipo in relazione a diversi momenti delle deposizioni. E allora in questo senso la domanda avrebbe valore, perché si vuol sapere se una persona non ha parlato, non ha detto certe cose perché non si sentiva sicuro. Nel momento in cui dice parlo, si deve, e questa è la domanda che viene fatta, in quel momento allora si sentiva sicuro oppure no? Lui non può presumere se si sentisse sicuro perché ha parlato, cioè è una deduzione logica, è per questo che la domanda viene fatta al collaborante, cioè nel 92 quando l'ha letto erano cambiate determinate cose che è questo sentito. Solo si può sapere. Ma io solo adesso questo. Non lo so, ce ne saranno forse altri sei. Esatto. Appunto. Allora, in relazione a questa data che le ho ricordato, il 6 novembre 92, quando poi lei avrebbe confessato l'omicidio Nicolini, questo ha detto di sì, dico, ecco, dico perché non ha fatto il nome di Vitalone? Perché non ho fatto il nome di Vitalone? Che evidentemente il nome di Vitalone non si tratta di, me lo sono ricordato in un secondo tempo, se è possibile. Ma, posso sapere quel verbale a quale autorità giudiziaria era arrestato? Poi sì, mi sembra che sta parlando al dottor Otello Rupacchini. Ma non so neanche se mi è stato domandato qualcosa. Vabbè, comunque lei ha risposto a questo. Benissimo. Allora, che cosa dobbiamo... O non me l'hanno mandato o gli è venuto in mente dopo. Ecco. Senta, in 131... Ecco, in data 1 dicembre 92 lei si avvale della facoltà di non rispondere sempre in relazione alle preoccupazioni per la protezione per lei e per la sua famiglia. Il giorno successivo, cioè il 2 dicembre, sono verbali tutti resi, redatti dal dottor Opello, per dichiarazioni rese davanti al dottor Otello Rupacchini, il 2 di dicembre rende amplissime dichiarazioni relative ai fatti per i quali i problemi di sicurezza furono superati? Sì, anche problemi di sicurezza e problemi personali con la mia famiglia. Benissimo, che è un momento... perfetto. Anche in questa circostanza le chiedo perché lei non ha parlato di Vitalone? Evidentemente o non mi è stato chiesto o al momento non lo ricordavo. Quindi allora non perché c'erano problemi di sicurezza che le impedivano di parlare dell'omicidio Pecorelli, come sempre, come ha detto anche in quest'aula. Non so, al momento se non mi legge i verbali, io non so quale verbale mi riferisco. Vabbè, questo, la domanda che voleva fare l'ha fatta e lei ha risposto. Ancora, senta, andando più avanti e più vicino all'epoca in cui poi lei avrebbe invece avuto modo di parlare. In data 20 gennaio 94 lei nuovamente manifesta preoccupazioni a seguito della mia deposizione di sicurezza dei miei familiari. Si sono in certa misura aggravati, chiedo pertanto all'ufficio di voler allertare gli organi preposti alla tutela perché intensifichino la stessa, ed in relazione a questa preoccupazione lei dichiara di non rende dichiarazioni. Successivamente, vediamo da quando è, 24 maggio. Signor Presidente, a parte i problemi di sicurezza, è che nel corso del tempo vengono alla luce alcuni fatti, tipo minacce, tipo incontri con personaggi, e dunque l'avvocato non può sapere perché io decidevo al momento. Sì, sì, ma questo lei lo ha già detto, cioè nel corso del tempo sono avvenute più volte queste cose. Sì, ho capito. Ecco, successivamente il dottor Rupacchini ad altre autorità giudiziarie una serie notevolissima di dichiarazioni. Questo significa che dopo quel 20 gennaio e dopo quella denuncia che lei fece le sue preoccupazioni diventarono inferiori o comunque scomparvero? Evidentemente sì. Ecco, ancora una volta in tutti gli interrogatori, notevolissimi e numerosissimi interrogatori successivi, lei non parla di Vitalone, per quale ragione? Ma lei risulta che mi è stato chiesto, no? Allora, perché non le è stato chiesto? Ok. Due maggio.
Ecco. Ancora il 2 maggio, davanti questa volta al pubblico ministero di Perugia, ho deciso di non rispondere ad alcuna domanda di qualsiasi autorità di aiuti economici alla mia convivente per ragioni di malattia, non sono state ancora onorate. E in relazione a questa affermazione, lei appunto di nuovo dichiara di non voler continuare la sua collaborazione. Si ricorda questa circostanza? Sì, non le sembra un motivo sufficiente. Prego? Non le sembra un motivo sufficiente. Questi sono lei la chiede solo se si ricorda la circostanza. Sì, me la ricordo. Ecco, gli interrogatori, sempre davanti al pubblico ministero di Perugia, riprendono in data 13 maggio 94 e lei rende molteplici dichiarazioni anche importanti in quella sede. Le chiedo, anche questa volta non ha parlato di Vitalone perché non mi pensava chiesto. Di correre rischi, o perché non mi di Perugia, che con la banda d'Armagnana non c'entrava niente, c'entrava soltanto l'unica inchiesta che si svolgeva allora, a Perugia. Evidentemente, evidentemente ancora non mi sentivo totalmente sicuro. Ma dico, siccome lei, come le ho ricordato, il 2 maggio 94 rappresenta al pubblico ministero di Perugia che aveva bisogno di una particolare protezione, di un'ulteriore protezione, il 10 maggio va a Perugia, parla, dice mille cose, tutte importanti. Evidentemente quelle che devo dire le ritenevo più importanti e più pericolose. Presidente, ha già risposto a Battini. Comunque, avvocato, no, sul punto ha risposto sicuramente il collaborante. Ha detto. Accusa anche magistrati, come abbiamo ricordato l'altro giorno, degli uffici giudiziari di Roma. Le chiedo, in quel contesto che le aveva reso Giuseppucci, ancora una volta non le viene in mente. Non la dichiara per preoccupazioni per la sua sicurezza? Ritenevo Vitalone più pericoloso dei magistrati che ho accusato. Ecco, cioè Vitalone, quel magistrato che in quel momento, come abbiamo già ricordato, era incriminato per omicidio, era incriminato per bancarotta fraudolenta. E appunto per questo, io lo ritenevo più pericoloso. Ed era sospeso dal servizio. Benissimo. Pericoloso per che cosa? Perché appunto una persona che già sta sospesa dal servizio, per me era più pericoloso. Su questo aveva già detto anche l'altra udienza, credeva che potesse influire su procedimenti in corso, ha già dichiarato. Senta, quindi lei conferma che in questo momento conferma che la preoccupazione per la pericolosità di Vitalone sarebbe stato la ragione di questo. Senta una cosa, però c'è un particolare, ed è una contestazione, 20 settembre. Ci dice il numero del la data del verbale. Verbale 20 settembre, pubblico ministero di Perugia, 20 settembre 94. Sono due i verbali, Presidente, i nostri, 20 e 23 settembre, non c'è altro. Ecco, lei così esordisce. Ecco, in questi un episodio che forse può essere significativo per le indagini sul delitto Pecorelli. Ha capito la contestazione? Presidente, a me pare che questa domanda sia già stata fatta nella prima parte del esame del... No, io non ho capito la domanda, cioè la contestazione su quale... Allora, quale fatto non posso parlare, Presidente? Sì, prego. Dunque, mi pare che intanto che questa domanda sia già stata fatta proprio su questi due verbali. E secondo voi questo sistema che abbiamo più volte evidenziato di leggere il verbale e di chiedere le cose non è rituale. Bisogna fare la domanda e usare il verbale solo in caso di risposta per contestazione. Non si può seguire il verbale. Allora, è quello che stavo dicendo. Che... Nonostante in precedenza. Scusi, professore, non è questo il problema. Lei deve fare la domanda. Ma questa è una contestazione, non è una domanda. Se mi fa spiegare che è una contestazione. Scusate, una contestazione, io le stavo dicendo. Allora, Presidente, posso dire una parola? No, le stavo dicendo questo, cioè quando lei fa la contestazione su quel verbale, deve essere riferimento a qualche risposta. Certo, ecco, ma non l'ha data fino adesso. Sì, ma Presidente, allora gli facciamo la domanda e poi lei gli fa la contestazione. Allora, Presidente, chiedo scusa. Allora. Ancora dalle dichiarazioni che ha reso stamattina Abbatino è risultato una molteplicità di ragioni per le quali non ha parlato nel corso di quegli interrogatori che abbiamo indicato
dell'omicidio Pecorelli e dei collegamenti con il dottor Vitalone. Una volta perché non gli è stato chiesto, un'altra delle sue preoccupazioni per la sicurezza. Ragione di preoccupazione per la sicurezza sua e dei suoi familiari, che è dentro al verbale 20 settembre 1994, dove a richiesta del pubblico ministero e gli dice: fino a questo momento io non ho parlato perché ho avuto paura di parlare, per le ragioni più volte dette. Adesso il Abbatino ha confermato che la ragione per la quale non ha parlato era perché non aveva paura di nessuno, ma soprattutto di Vitalone, che riteneva una persona pericolosa. Non è vero, l'ho confermato questo. E questo l'ha detto adesso un attimo. L'ho detto, era uno dei motivi. Poi... Sì, va bene, uno dei motivi. Adesso a me interessa questo. Lei intanto ha detto che aveva soprattutto preoccupazione per Vitalone perché lo riteneva più pericoloso degli altri. Questo lei ha dichiarato. Allora, questi ultimi tempi mi è tornato in mente un episodio che forse può essere significativo per le indagini sul dottor Pecorelli. Non so se è chiaro, qui non c'è nessun riferimento al fatto che non ci sono state domande, al fatto che si trattasse di altra inchiesta, al fatto della pericolosità della persona, per la persona sua, evidentemente, al fatto che Vitalone sia la persona più pericolosa delle altre, ma si tratta semplicemente di dover apprendere dal verbale che si sarebbe trattato dunque di una circostanza che per la prima volta gli viene in mente il 20 settembre. Sì, però non sta a me a mettere il verbale che durante questo periodo è cambiato qualcosa, non è che devo verbalizzare, è aumentata la scorta, evidentemente era cambiato qualcosa. E poi anche sull'udienza precedente. Ma, scusi, il fatto, lei dice... No, mi faccio 5 anni, cioè, adesso sta a voi verificare se è vero in base ai riscontri, però io effettivamente l'ho ricordato dopo 4 anni. 4, ma io non sto anni. Parlando del tatuaggio, io sto parlando dell'omicidio Pecorelli. No, sto portando un esempio. No, ma non è un esempio. Ma qui... ha capito qual è la contestazione? Sì, ha capito? Sì, ho capito. Evidentemente era cambiato qualcosa e io... No, però il fatto che sia cambiato qualcosa non è che lo devo verbalizzare, mi ricordo qualcosa perché nel frattempo mi hanno aumentato la scorta. No, mi scusi, se no non riusciamo a seguire neanche noi. Si dice che in quel verbale che la Corte non conosce, che conoscono le parti, si dice che in quel verbale che le sta leggendo l'avvocato Taormina, lei all'inizio del verbale avrebbe detto che non si sentiva sicuro, però nel corso della stessa deposizione lei rende dichiarazioni sull'omicidio Pecorelli, ecco, cosa che prima... Il 20 settembre, Presidente, no, non credo sia così, perché il 20 settembre, no, non credo sia così neanche quello che... Non è questo che ha detto, credo, l'avvocato Taormina, se non capisco male. Vederlo, perché il 20 settembre non ci sono manifestazioni di preoccupazione per la sua sicurezza, mi corregga se sbaglio il professore. Riassunto. Se vogliamo fare queste operazioni, d'accordo, io dico una cosa soltanto, leggiamo il verbale così è la cosa più semplice a questo punto. Sì, allora Presidente, tutto certo, a questo punto lo leggiamo. Allora, interrogato, lei ha dichiarato domani, questo qual è il 20 settembre? No, Presidente, addirittura il 23 settembre. Ah, il 23 allora, settembre. Interrogato dal PM di Roma, lei ha dichiarato di non avere alcuna informazione diretta sull'omicidio di Mino Pecorelli. Il 13 maggio 94 lei dichiarò al PM di Perugia di avere saputo qualcosa dell'omicidio Pecorelli mentre era detenuto a Regina Coeli, ma non specificò che cosa. Come mai oggi ha deciso di riferire i particolari a sua conoscenza sugli esecutori, sui mandanti e sul movente del delitto Pecorelli? Risposta: ammetto che ero timoroso di riferire quanto a mia conoscenza sul delitto Pecorelli e su altri personaggi che non ho nominato nel corso di questi ultimi interrogatori, benché allora mi trovassi già sottoposto a protezione. La mia sistemazione non era tale da rassicurarmi totalmente rispetto ai rischi possibili. Da allora sono stato trasferito in altro luogo dove mi sento molto più sicuro. Devo dire, nell'ultimo dei due verbali nei quali si tratta dell'omicidio Pecorelli nel corso delle indagini preliminari per uccidere, nel verbale del 20 il signor Abbatino ha contestazione rispetto alle ragioni, anzi nemmeno a contestazione, a motivazione delle ragioni per le quali solo il 20 di settembre 94 fa rivelazioni sull'omicidio Pecorelli. In questi ultimi tempi mi è tornato in mente un episodio che forse può essere significativo per le indagini sul delitto Pecorelli. Questa è una dichiarazione che fa seguito a quelle 7-8 circostanze che in precedenza ho ricordato, rispetto alle quali l'Abbatino, non sentendosi sicuro, una volta aveva mentito e un'altra volta aveva omesso.
Tucci, per maggiore chiarezza della Corte, nel primo verbale dice mi se è tornato 23, in mente, certo che è all'inverso. Nel secondo verbale dice ammetto che non mi sentivo sicuro, solo per la sequenza logica e temporale. Nel primo verbale mi è tornato in mente, d'accordo. Nel secondo verbale a contestazione, allora, come mai non l'ha detto prima, evidentemente. Guarda, io mi sentivo sicuro. No, dico, vabbè, io... comunque il fatto adesso abbiamo capito. Poi, signor Presidente, quando io dico ero detenuto, non è che volevo dire da detenuto non parlo, è che ero rimasto bloccato da una situazione processuale che mi sembrava appunto che c'era stato intervento qualcuno proprio per non essere sbloccata. Appunto l'associazione da solo imputato per associazione non riusciva ad avere un incidente di esecuzione. Cioè, avevo l'impressione che c'era una pressione contraria che mi faceva insomma rimanere. Può indicare se lei non è in grado di indicare fatto adesso lei non, no, cioè non commenti quello ha detto, era una mia impressione, non sa indicare circostanze di fatto, d'accordo. Allora come risponde a questa contestazione Abatino? A questa non contestazione so. Cioè lei conferma quello che ha detto davanti al pubblico ministero che ha letto adesso l'avvocato? Ma evidentemente può cambiare anche con ora la situazione di protezione, basta una telefonata che garantisce una scorta maggiore, una cosa può cambiare anche dentro un'ora, quindi la decisione potrebbe cambiare in poche ore. Senta, ma allora quando lei ha detto il 20 settembre al pubblico ministero di Perugia che lei per la prima volta gli veniva in mente questo episodio relativo all'omicidio Pecorelli, non era vero? Se me lei mi dice... Che c'è un fatto nuovo, mi è venuto in mente un episodio riguardante l'omicidio Pecorelli. Può darsi che ho mentito, nel senso che non era vero che non me lo ricordavo e che avevo paura, però non è che non era vero il fatto. Perfetto. Senta, lei ricorda quali circostanze le vennero in mente quando le riferì il 20 settembre al pubblico ministero? No. Non se le ricorda? Gliele posso ricordare io? Certo. Mi è tornato in mente un episodio che forse può essere significativo per le indagini sul delitto Pecorelli. Ero con Giuseppe Pucci quando la televisione trasmise alcune immagini, comunque un servizio, sul delitto Pecorelli. Giuseppe Pucci esclamò che quella, alludendo all'omicidio di Pecorelli, era opera di Danilo. Parentesi abbruciati. Domanda del pubblico ministero. Ricorda quando e dove Giuseppe Pucci le fece questa osservazione? Se non ricordo male, eravamo entrambi detenuti a Regina Coeli per precedente punto a Regina Coeli. Questo è quanto lei ha dichiarato, tant'è che appunto data la forse anche la pochezza del ricordo, lei parla di un episodio, il fatto che si trattava di un mero commento, evidentemente l'ufficio impegnato in cose più importanti sospese l'interrogatorio. Ecco, questo è quanto lei dichiarò il 20 di settembre. Certo. Quando lei parla il 23 settembre, si ricorda tutte le cose che disse, sì? Certo. Ecco, però che sono cose un po' diverse da quelle che sia pure in sintesi aveva rappresentato, perché poi si sospese l'interrogatorio, cioè un commento di Giuseppe Pucci. Lei nel corso dell'interrogatorio del 23 settembre del 1994 davanti al pubblico ministero di Perugia, lei entra, fa delle rivelazioni vere e proprie, cioè fa riferimento addirittura non tanto o in collegamento con Abbruciati. No, quindi si tratta, ho sempre detto che Giuseppe Pucci abbia fornito elementi. Per noi questo è un concorso nel reato d'omicidio, se si forniscono elementi dal principio, questa è un'operazione che rientra perfettamente nella esecuzione dell'omicidio in danno del giornalista. Ecco, io le chiedo, in questi tre giorni, dal 20 al 23 settembre, com'è che lei è stato in grado di poter raccogliere dentro la sua mente e dentro i suoi ricordi tutte queste notizie delle quali adesso parleremo e che danno una sequenza completa dell'omicidio Pecorelli, nella sua ideazione e addirittura nella sua... Guardi, qui
Qui non c'è, c'è una sola domanda, dice: nel corso del precedente interrogatorio del 29-94 lei ha riferito un commento, giustamente dice il pubblico ministero, di Giuseppucci quando la televisione trasmise un servizio su Pecorelli. Che significato dà a questo commento? Le viene chiesto, tenuto conto proprio della, come dire, della dimensione del precedente interrogatorio. Per la verità non si tratta di attribuire, risponde lei, un significato al commento di Giuseppucci. Egli mi spiegò come stavano le cose, mi disse che era stato lui a fornire le persone che avevano ucciso Pecorelli su richiesta di Danilo Abrucianti. Io già sapevo, e comunque egli mi lo confermò anche in quella occasione, che Franco Giuseppucci frequentava personaggi uscito dal carcere, e mi presentò Alessandro Alibrandi e Massimo Carminati. In quell'occasione, dopo che i predetti si erano allontanati, Giuseppucci mi disse, e tutte le altre cose relative a Carminati. I fatti che ho ricordato sono pochi, saranno di rilevante importanza, però sono pochi nel finale, non è che sono molti. Sì, ma non è un commento questo, queste sono notizie ben precise, non solo sull'omicidio, ma sulla partecipazione personale di Giuseppucci. Se lei le ritiene precise. Comunque, lui ha risposto. Presidente, mi scusi, la difesa vorrebbe, Abbatino si oppone, vorrebbe fare un'osservazione. È una metodica di interrogatorio che va avanti da due udienze. Io sto a scuola di fronte a questo collegio difensivo, però vorrei fare osservare alla Corte questo. Noi non ci troviamo in queste udienze di fronte a delle verbali, noi ci troviamo di fronte a dei commenti infarciti anche con valutazioni proprie fatte dalla difesa, che tendono non a verificare il contenuto del verbale, ma come e perché ci si è ricordati di dire in quel verbale, di ripetere in quell'altro, e perché non è stato detto qui, o perché è stato aggiunto qui. Allora, per quanto ritengo sia previsto dal codice, l'esame e il contraesame deve vertere sul contenuto del verbale, quindi domande inerenti alle dichiarazioni che l'Abbatino ha fatto all'oggetto del procedimento. Qui si fa uno strano contraesame che verte sul commento del come è fatto il verbale. Allora, questo è tutto un contraesame che verta sul riscontro del come e del quando sono state fatte, certo, le domande. Scusate, ho capito il motivo dell'opposizione del difensore, però la Corte ritiene, come lei ha ammesso e ha detto giustamente, non è che questo sia vietato dalla legge, io credo che la difesa abbia il dovere di chiedere a una persona che ha reso dichiarazioni in tempi diversi per quale motivo in un giorno dice tre parole e il giorno dopo ne dice quattro o sei. Ecco, ci potrebbe essere il motivo, non voleva dirlo, se l'ha ricordato dopo. Ma questo è un diritto della difesa. È quello che sta chiedendo, sì, l'avvocato Tarmino. Ma è il rebus, tant'è che, come ci ha ricordato l'avvocato Tarmino, abbiamo 50 verbali. Allora questo sarebbe un problema se noi avessimo un solo lungo verbale di 300 parole. Che sono relative a questo procedimento. Quindi su questo punto è chiaro che le cose si debbono chiarire nel modo più possibile. L'avvocato sta chiedendo per quale motivo ha detto certe cose il giorno 20 e perché ne ha aggiunte delle altre il 23, cioè gli ha chiesto non se le ricordava il giorno 20, oppure non ha avuto il tempo di dirlo, oppure se le ricordava e non le voleva dire. Questo rientra nei diritti della difesa. Prego. Allora, Abbatino, che spiegazione dà lei di questa... Lei tanto dicendo quello che ho detto al suo difensore, la domanda dell'avvocato Tormina era questa. Questo passaggio dalla volontà di riferire i contenuti di un commento di Giuseppucci fatta tre giorni dopo. Noi abbiamo già fatto domande su quello che potrebbe essere accaduto nell'ambito di quei tre giorni. Vogliamo adesso una spiegazione da lei. Io ritengo che non sono tante, che sono poche e importanti. Dunque, sicuramente è cambiato qualcosa per quanto riguarda la sicurezza mia e dei miei familiari, e sicuramente sono state anche delle domande più circoscritte e più precise da parte del... Lo faccia parlare adesso. Sicuramente sono state domande più precise da parte dei magistrati. Chiedo scusa, lei il 20 marzo, il 20 settembre... Le ha risposto e le ha detto... Sì, Presidente, ma il 20 settembre il problema delle misure di sicurezza era stato ampiamente affrontato e risolto. Comunque, avvocato, ha risposto a questo... Va bene, a questa una cosa, ci vuole dire con precisione, per quello che può essere oggi il suo ricordo, ma allora, ci può dire che cosa le disse
quando stavate guardando la televisione, Giuseppucci sul proprio, se è possibile, proprio di dire con precisione quello che le disse sull'omicidio Pecorelli mentre passava il servizio televisivo. È passato tanto tempo che con precisione non credo di essere in grado. Comunque ha commentato in modo di aver, sicuramente mi ha detto, questa è opera di Danilo Abbruciante. Ecco. A un secondo. No, adesso stiamo parlando del momento in cui voi guardavate insieme la televisione. Stavo dicendo. A un secondo momento mi ha detto che lui aveva fornito gli uomini o persone che stavamo lì dentro il carcere, sicuramente dopo il filmato, avremmo visto il filmato. Io mi ricordo che c'era la fotografia di una macchina, se non sbaglio era una Citroen, vicino a una strada cinesca. Mi ricordo ancora l'immagine, però io non sapevo neanche chi era Pecorelli. Senta, le disse Giuseppucci chi è che aveva chiesto di uccidere Pecorelli? No, sapevo soltanto che la cosa veniva da Danilo Abbruciati e lui aveva fornito appunto le persone. Al momento, poi dopo non ricordo se mi disse qualche altra cosa. Quali persone? Al momento non mi disse, mi disse soltanto Carminati. Quando Carminati se ne andò mi disse, ecco, questo è quello che ha ammazzato il giornalista. Ecco, quindi da... nella circostanza della televisione, del servizio televisivo, quali furono le notizie che le furono date? Scusi per riassumere un attimo, perché non... Ma l'ha detto questo, avvocato? Sì, ma non l'ho seguito, chiedo scusa. Mi può dire, per favore? No, ho capito. Cioè, vorrebbe che ripetesse quello che ha detto, cioè l'ha detto ora. Le notizie che lei ha avuto davanti alla televisione. È quello che ha detto adesso. La difesa si oppone. Cioè? Presidente, non ha sentito lei. Non ho memorizzato. Ripeta per cortesia quello che ha detto adesso. Mi disse che questo, in primo momento, disse questa è opera di Abbruciati. Primo. A me non è che mi interessava molto la cosa, perché al momento ho detto ero un ragazzo, però entrando nel discorso dice io stesso gli ho fornito le persone, tempo, uscendo dal carcere, non ricordo quanto tempo dopo. No, parliamo soltanto della televisione, poi parliamo dell'uscita dal carcere. Senta, e quindi alla domanda che le ho fatto prima, se Giuseppucci le disse chi aveva chiesto di uccidere Pecorelli, la risposta sua qual è stata prima, che non l'ho sentita? No, però adesso non si può continuare. Ha detto che non gli ha fatto nomi di persone. Perfetto, benissimo. Senta, il nome di Calò glielo fece Giuseppucci? Il nome? Di Calò. No. Le disse Giuseppucci a chi era stato dato l'incarico di uccidere Pecorelli? A chi era stata la televisione, no. E dopo? Già l'ho detto, all'uscita dal carcere, non mi ricordo, mi ha presentato Massimo Carminati, quando Massimo si allontanò mi disse questo è uno che ha partecipato all'omicidio del giornalista. Sì, ma questo per le persone che hanno eseguito l'omicidio. Io sto materiale. Chiedendo un'altra no, cosa. Con Giuseppucci non abbiamo mai parlato di mandanti. Non avete mai parlato di mandanti? No. Però... nel verbale del 23 settembre lei dice a meno che non fosse in modo generico tipo siciliani, per fare un favore ai siciliani, cioè persone specifiche non abbiamo mai fatto. È anche vero che sottointeso abbiamo dato il mandato? Sì. A chi aveva dato il mandato? Come così no? Le disse a chi i siciliani avevano dato il mandato? A Danilo Abbruciati e Danilo Abbruciati riflesso a Giuseppucci. Cioè a quei tempi, stando dentro Renato De Petris, sulla piazza c'era Danilo Abbruciati e Giuseppucci, che praticamente erano i più importanti. Ok, allora senta una cosa, la contestazione è questa. Nel verbale del 23 settembre, lei dichiara Giuseppucci non disse se la richiesta era stata fatta a lui personalmente o a Danilo Abbruciati, ma certamente tale richiesta era stata fatta da Pippo Calò, che era esponente di... mia che era stata fatta da Pippo Calò. Oggi dico il gruppo siciliani e ripeto, il gruppo siciliani a Roma era sottointeso che era Pippo Calò, mi sembra la stessa cosa.
Quindi non le fece il nome? No, ma io non dico che mi fece il nome Pippo Calò, allora, legge bene il verbale. Allora quindi come dobbiamo interpretare questa frase? Lei dice, Giuseppucci non disse se la richiesta era stata fatta a lui personalmente o ad Abruciati, cioè non le disse niente. Esatto, ma certamente Pippo Calò, lo dico io. Ma certamente dalle richieste era stata fatta da Pippo Calò, è una sua opinione. Esatto. Perfetto. Senta, lei dice, ma certamente tale richiesta era stata fatta da Pippo Calò, che era l'esponente di Cosa Nostra in contatto con Danilo Abruciato, con Danilo Abruciati, e lui. E lui chi? Mi può ripetere, per favore? Danilo Abruciati. Quindi a lui, Giuseppucci, o ad Abruciati. Cioè. Ma certamente tale richiesta era stata fatta da Pippo Calò, che era l'esponente di Cosa Nostra, in contatto con Danilo Abruciati, e lui. Lui chi? Lui, Giuseppucci. Però qui c'è scritto che era l'esponente di Cosa Nostra in contatto con Danilo Abruciati e lui, nel verbale si dice parentesi, Danilo Abruciati. Beh, Presidente, questa è chiaramente, come risulta già dalla lettura dell'avvocato Dormina, un'evidente imprecisione del verbale. Adesso farne oggetto di contestazione, no, ma io voglio mi sapere sembra se... cioè lì c'è stato un evidente errore, perché se si dice è in contatto con Danilo Abruciati e lui, errori di verbalizzazione. Non è un errore di verbalizzazione. Comunque ha precisato. Così. No, io vorrei sapere soltanto, siccome qui si fa riferimento a due persone, a Danilo Abruciati, avvocato Dormina ha detto che lui era Giuseppucci. Volevi intendere Giuseppucci, non Abruciati. Abbiamo chiarito. Quindi da questo dobbiamo desumere che se quel lui non è Abruciati ma è Giuseppucci, perché di Abruciati aveva già parlato. No, ho detto significa... che era Giuseppucci, ho detto. Prego? Ho detto che era Giuseppucci. Appunto, dico, siccome era Giuseppucci, quindi Abruciati o Giuseppucci, quindi perché Pippo Calò era l'esponente di Cosa Nostra in contatto con Danilo Abruciati e lui, quindi Giuseppucci. Allora le domando, quindi questo significa che anche Giuseppucci aveva rapporti con Calò? Sì, ma io appunto, proprio lei ha intuito subito la contestazione, perché infatti nel verbale del 9 aprile del 93, dichiarazioni rese al pubblico ministero Salvi, lei aveva detto, non credo per la verità, non credo che Giuseppucci abbia avuto mai rapporti con Calò. Egli infatti me ne avrebbe certamente parlato. Sì, ma infatti mi sono ricordato un secondo tempo che su un'organizzazione di una partita, non so ricordo se roulette o qualcosa così, che si erano incontrati Pippo Calò e Franco, se non salutarli. Da lì ho ricordato che si conoscevano già da tempo. Cioè se l'hai ricordato perché l'aveva visti o perché l'aveva saputo? L'ho visti all'epoca e mi sono ricordato nel corso dell'interrogatorio. Oh, allora tutte le chiedo. Siccome però io personalmente non l'ho mai frequentato con Giuseppucci, al principio ho pensato che non lo conoscesse personalmente. E di Giuseppucci, chiedo scusa, una sua opinione relativamente al fatto che sarebbero stati che la richiesta sarebbe stata fatta da Pippo Calò in quanto in contatto con Danilo Abruciati e lui, quindi questa è una sua opinione. Anche il resto è una sua opinione. Non è che è una mia opinione, quando io ti ho la richiesta è stata fatta dai siciliani, è la mia opinione, che siciliani vuol dire Pippo Calò, voleva dire Pippo Calò a Roma in quei tempi. Questo l'ha già detto. Perfetto. Senta una cosa, però lei in un'altra circostanza, non so se è lo stesso verbale, dunque pagina 176, 270, 290, lei aveva fatto rappresentato, comunque forse può essere anche inutile indicare il verbale, ma aveva rappresentato che per quelle che erano le sue conoscenze, i contatti, ecco, allora... Ma il fatto che Dio D'Allevi fosse il tramite non vuol dire che Abruciati non conoscesse personalmente Pippo Calò. Ho capito. Sicuramente Dio D'Allevi era molto più rintracciabile di Pippo Calò all'epoca, non so se avesse avuto dei problemi giudiziari o no. Vabbè, dico però, insomma, scusi, con riferimento ai rapporti Calò-Giuseppucci, lei, oltre a questa notizia che ha fornito oggi, in contrasto con quello che aveva in precedenza dichiarato il 9 aprile 93, e cioè che non credeva che Giuseppucci e Calò avessero rapporti. Qualche verbale di sottolato ho confermato che... Stavo facendo un'altra domanda, ma dico, lei oggi può indicare, e da ieri forse può indicare, che è a conoscenza che ci sarebbe stata
una presentazione, una conoscenza tra Calò e Giuseppe Pucci, non è che può indicare una frequentazione tra Calò e Giuseppe Pucci. No, soltanto se sono, io l'episodio che ricordo è che si sono incontrati in una bisca clandestina organizzata dalle partite con dei milanesi e si sono salutati a livello di amicizia, insomma. Quindi quando quindi questo, vabbè, questa è una considerazione. Il 23, che ha bruciati davanti alla televisione, le disse Giuseppe Pucci. Chiedo scusa, sì, Giuseppe Pucci le disse, non so, adesso scusi, non so se davanti alla televisione o in un momento successivo, le disse che Giuseppe Pucci aveva fornito le persone che poi avrebbero ucciso Pecorelli e questo sarebbe accaduto per richiesta di Abbruciati a Giuseppe Pucci. Sì. Quando gli è stato detto questo? L'ho detto durante la, una detenzione. Durante la trasmissione televisiva. Durante una detenzione tra me e Giuseppe Pucci. Ecco. E dopo il programma nel punto che mostrava Pecorelli. Ecco, ma... C'era una necessità di... qual è un personaggio importante? Insomma, era uno che gli omicidi li andava a eseguire anche per conto suo, come è dimostrato dalla vicenda dell'attentato a Rosone, dove poi trovò la morte. Dico, ecco, Giuseppe Pucci Abbruciati aveva la necessità per trovare dei killer di rivolgersi a Giuseppe Pucci? Ma questa è una... Si chiede un'opinione. Sì, sì. Ma Presidente, la modifico la domanda. Nel senso, questa era così com'è. Nel senso che Giuseppe Pucci, Abbruciati, secondo quelli che erano i vostri rapporti e le conoscenze che lei ha di questi rapporti, per consumare un qualsiasi omicidio, e vorrei dire tanto più un omicidio di questa importanza, c'era una, come dire, un accordo che Giuseppe Pucci dovesse fare da colui proprio i killer lui e non andando personalmente. Ecco, appunto, allora chi è che li ha forniti questi killer? Li ha forniti, Abbruciati con Giuseppe. Avvocato, gli abbiamo allora, fatto la domanda tre volte, per favore, andiamo avanti. Qualcuno in più. Senta una cosa, chi è che secondo le cose che lei seppe da Giuseppe Pucci, chi è coinvolse o avrebbe coinvolto nell'omicidio Carminati? No, lo so, io sono arrivato soltanto alle dichiarazioni di Giuseppe Pucci. Giuseppe Pucci mi ha detto, questo è uno detto abbastanza grave, non c'avevo niente a che fare. Scusi, ma lei non ha detto poco fa che Abbruciati avrebbe chiesto a Giuseppe Pucci, secondo le dichiarazioni di Giuseppe questo Pucci... Questo mi è stato detto da Giuseppe Pucci. Ma infatti io mica dico quello che sa lei, quello che lei sa attraverso Giuseppe Pucci. Esatto. Che Giuseppe Pucci avrebbe procurato i killer per l'omicidio Pecorelli. Sì. Allora, mi è stato indicato Carminati come uno dei killer. Basta. Ecco, ma come ma che sarebbe stato arruolato da Giuseppe Pucci. Presidente, questa è una conclusione domani, che si può trarre se questo è stato detto. Abbia già risposto ampiamente per quello che sa. Se questa... Qui Presidente, nel verbale 23 settembre, che è quello sul quale stiamo su richiesta di Danilo Abbruciati. Quindi le persone, tra queste persone c'è Massimo Carminati. Da questa dichiarazione io traggo, non la conclusione, traggo come contenuto che fu Giuseppe Pucci a dare l'incarico a Carminati. Si oppone a difesa. Non tragga conclusione da questo. Lui ha riferito delle circostanze che gli sono state dette. Lei ha fatto delle contestazioni, è più di questo, avvocato. Che per me ha messo Carminati a disposizione di Abbruciati, secondo me. Questa è la prima mia. Perfetto. Carminati a disposizione di Abbruciati o a disposizione di Giuseppe Pucci, scusi? No, Giuseppe Pucci ha messo Carminati a disposizione di Abbruciati. Perfetto, allora, senta, lei contestazione su questo punto, perché verbale 11 dicembre 92 e Giuseppe Pucci e dichiara... Guarda. Come
Comunque, lei in questo verbale, adesso troviamo la, il brano, dichiara che i rapporti tra Carminati e Giuseppucci, anzi le faccio prima la domanda, lei sa quando insorsero i rapporti tra Carminati e Giuseppucci? No, non lo posso sapere, che quando ho conosciuto Giuseppucci già conosceva Carminati. Allora, lei in questo verbale che le ho indicato, 11 dicembre 92, giudice istruttore Lupacchini, lei dichiara... Dov'è? Ecco, sta parlando del sequestro a Leandri. Sino a quel momento non esistevano rapporti particolari tra Carminati e Giuseppucci. Fu successivamente all'interessamento di Carminati per la restituzione delle armi che il gruppo di costui entrò in rapporto di affari con Franco Giuseppucci. Da questo verbale in sostanza risulta che i rapporti tra Carminati e Giuseppucci sorgono in conseguenza e quindi successivamente al sequestro alle Andre. No, scusi, no, scusi, no, volevo sapere prima in che periodo è avvenuto, perché se no la contestazione in che cosa consiste? Presidente, infatti l'avrei detto un attimo dopo aver dato questa risposta. No, certo, vorrei solo sapere, professore, siccome è un verbale è un piuttosto lungo, vorrei solo sapere... Il migliore della Corte è meglio leggere il verbale, il brano integrale. Allora, a domanda risponde. Massimo, a domanda risponde, Presidente, chiedo scusa, a domanda risponde, Massimo Carminati, quando si intromise, per come ho già riferito, nelle trattative per la liberazione di Paolo Aleandri, dietro l'istituzione di un borsone di armi equivalente a quello andato perduto, già conosceva e frequentava, unitamente ai fratelli Bracci e ad Alessandro Alibrandi, Franco Giuseppucci. Questi, per quanto ora ricordo, quando Massimo Carminati si intromise, ce ne parlò come di persona di un certo rilievo nell'ambiente del terrorismo di destra. Sempre per quanto mi è dato di ricordare, dall'interessamento del Carminati per la restituzione delle armi, che il gruppo di costui entrò in rapporti di affari con Franco Giuseppucci. Rapporti particolari vuol dire che non esistevano rapporti di delitti e di reati, però solo il fatto che abbia fatto la tramite dimostra che già si conoscevano da tempo. Sì, ma infatti... Quindi scusate, ma non capisco qual è la contestazione. No, Presidente, chiedo scusa. Perché non è che ha detto che non l'aveva mai conosciuto, no, incontrato. Ha detto adesso... Cioè la contestazione qual è? Ha precisato in questo momento che... ma è chiaro, che ha fatto da tramite. Rapporti, ma non rapporti per delitti, adesso in questo momento ha dichiarato. Allora... i rapporti fra persone che sono in un certo ambiente. Sì, adesso... va bene, ma per delitti l'ha detto lui, mica l'ho detto io, Presidente. Cioè, sì. Vabbè, d'accordo. Che tipo di rapporti lei sa che esistessero fra Giuseppucci e Carminati prima della vicenda Leandri? Ha giocato dei travel check provenienti da una rapina, li aiutava lui e i fratelli Bracci a investire dei soldi con interesse. Sì, anche al pubblico ministero, sì. Una domanda al PM che aveva fatto però, questa dichiarazione. Ecco, ma dico, questo tipo di reati, non per situazioni gravi come quelle che a me non mi risulta, però so che Giuseppucci li usava anche per dei recuperi, quindi erano persone già considerate abbastanza dure e decise. Ok. Senta, quindi non è a conoscenza lei di interessamenti di Carminati per il tramite di Giuseppucci e per cui questi rapporti potessero avere riguardato anche la consumazione di omicidi, o sbaglio? All'epoca no. Ecco, all'epoca no. Però ho detto già sparare. Ecco, questo le dico perché lei ricorda quando fu sequestrato Leandri? Sì. Che epoca era? Non ricordo, però ho partecipato al sequestro. Ecco, il sequestro Leandri avviene nell'estate, mi pare, nell'agosto del 1979. Si ricorda adesso? Cioè, se lo dice lei, non ricordo. Nell'agosto, lei ci ha partecipato, io no. So, ma non ricorda la data. Nell'agosto 79. E quindi, come lei vede, in epoca certamente successiva all'omicidio Pecorelli, che è del marzo 79. E non risponde, che deve rispondere? Ad a dire qualche cosa, senta, ma come non ha capito? Ha capito perfettamente Abbatino, ha capito che siccome Aleandri è stato sequestrato ad agosto 79, quando riferisce di circostanze per le quali Giuseppucci, secondo quello che gli dichiara, lo avrebbe ingaggiato per l'omicidio Pecorelli,
i rapporti tra i due non erano tali, per cui no, potesse... al contrario Presidente, solo il fatto che Carminati ha dimostrato di fare le tramite dimostra che già da tempo si conosceva e aveva fiducia con Giuseppe Pucci. Senta una cosa, senta, lei sa, probabilmente stava detenuto, lei questa notizia sulla detenzione di Abbruciati ce l'ha adesso o l'aveva anche in passato? No, non lo so, però Abbruciati ha fatto, non lo ricordo, però probabilmente stava detenuto, no? Questo non cambia niente perché ho detenuto, si può commissionare una cosa sia da detenuto che da latitante. Stiamo parlando di Abbruciati che all'epoca era considerato un boss abbastanza importante. Sì, ma io le domando, lei ha parlato due volte. Stiamo parlando anche di un'epoca dove i carceri avevano insomma molta facoltà di, sì, vabbè, questo lo di comunicare. Non le ha fatto, sì, questa domanda. No, ma io le faccio un'altra, volevo sapere un'altra cosa. Siccome ci possiamo confrontare con poche cose, due verbali, quello del 20 e quello del 23 di settembre del 90. Giusto, avvocato, ha già detto. Che ha detto? Credo che può darsi che fosse in carcere. Ecco, non gliela faccio ancora perché così ha detto. Non ha dato nessuna certezza, ha detto che praticamente non lo sa. Forse era in carcere. Senta, però lei nel verbale del 20 di settembre, riferendo le dichiarazioni di Giuseppe Pucci, dichiara, come già le abbiamo detto, che lo stesso Giuseppe Pucci le disse, esclamò, che quella, alludendo all'omicidio di Pecorelli, era opera di Danilo. Un'altra volta. È vero che parlare di opera può significare tutto e il contrario di tutto, ma, sì, ma... ecco, che ci possa essere nel non ricordo che all'epoca, cioè al 20 marzo 94, 20 settembre 94, sapesse o non sapesse che Abbruciati fosse detenuto. Allora io gli chiedo, quando Giuseppe Pucci le svela che l'omicidio Pecorelli era opera di, come si chiama, di Abbruciati, mi avete parlato, le ha detto Giuseppe Pucci a che titolo sarebbe intervenuto Abbruciati, materialmente oppure moralmente? Sì, ma questo, scusi avvocato, con la domanda che lei ha fatto prima relativamente al fatto che Abbruciati fosse o meno in carcere, nella contestazione non c'è, cioè non è che lei, dove ha letto il verbale della contestazione, lui avrebbe detto, mi ha detto Giuseppe Pucci che era in carcere, oppure Giuseppe Pucci mi ha detto che non è essere tutto. Potrebbe essere ma io chiedo se con Giuseppe Pucci nel corso di quel colloquio ebbe ad apprendere se Abbruciati intervenne, lei si ricorda materialmente questo? O moralmente? Ma Presidente, se lui ha già detto tutto quello che gli ha detto Giuseppe Pucci, è stato più volte chiesto se gli aveva detto altro e lui ha risposto non mi ha detto altro. E questo ora. Possiamo andare avanti. Senta, prima della data del 20 settembre del 94, del 23 settembre del 94, lei sapeva se Abbruciati fosse o meno detenuto? Non lo so, poi se continua a parlarmi di età, io non ricordo proprio i verbali. Tra il 20 e il 23, dico. Senta, noi sappiamo che sono stati fatti degli accertamenti per conoscere quali fossero i periodi di detenzione che lei ha avuto insieme a Giuseppe Pucci. E queste notizie le conosciamo anche i periodi nei quali Giuseppe Pucci è stato detenuto al di fuori della detenzione con lei. Lei ricorda se Giuseppe Pucci fosse detenuto o libero?
Non ricordo, però se l'avvocato, se lei vuole arrivare che magari non risultasse una detenzione, io faccio presente che all'epoca era un periodo del carcere dove addirittura non venivamo neanche trascritti quando entravamo, dentro al carcere si erano create delle bische, alle 3 di notte uno aveva la possibilità con un coltello da passare da una sezione a un'altra. Cioè uno che stava in carcere, mi spieghi bene? Sì, sì, lo dico io, che poi dica. C'è stata una trasferenza in massa, a Regina Coeli c'era la possibilità di creare delle bische tra una cella a un'altra. C'era di fare dei colloqui, 3 o 4 colloqui passando da una stanza a un'altra. Sì. E dunque c'era anche la possibilità di non essere trascritto o dei registri che sicuramente saranno andati persi perché non era un'amministrazione molto rigida come nel corso degli anni. In sede con la polizia. Però io sono sicuro che eravamo detenuti, io Giuseppe Pucci, ho visto l'immagine e Giuseppe Pucci mi ha fatto quella affermazione. Ecco, e stavate in carcere? Sì. Ma io le ho fatto un'altra domanda. All'epoca dell'omicidio Pecorelli, lei sa... se Giuseppe Pucci fosse libero o detenuto? No, io sto dicendo, per me cioè, al marzo non l'ha mai del saputo, 79 non ha mai saputo quale fosse la condizione di Giuseppe Pucci all'epoca dell'omicidio Pecorelli? No, non me lo dica lei per forza. No, me lo deve dire lei, le chiedo. No, ha detto che non lo sa, avvocato. Ha detto. Pazienza, Presidente, chiedo scusa. Non no, ricordo anche perché ho dichiarato che lui quando non vi... sa se all'epoca no, io quando ho visto l'immagine no, se mai ha saputo quale fosse, e mi riferisco sempre... Presidente, io penso che sia... E vuol sapere dal collaborante se è a conoscenza se nell'epoca del delitto Pecorelli il Giuseppe Pucci fosse esatto. O meno in carcere, questa è la domanda. Esatto, questa è la domanda. E lui ha detto, non lo so. Me lo dica lei. Senta, no, non lei... lo so, sembrava che poi sì, avesse, sì. Dice, forse l'ho detto sì. E non mi ricordo, no, mi dica lei, in questo senso, avvocato, se no poi... Lei senta, lei ha saputo, allora gliela faccio diretta la domanda, se... ha saputo tra il 20 e il 23 di settembre date nelle quali rende i due interrogatori dei quali stiamo parlando che Giuseppe Pucci era quale fosse la condizione di Giuseppe Pucci alla data dell'omicidio Pecorelli? Non ricordo, oggi mi sembra che fosse detenuto. No, le sto domandando un'altra cosa, se lei ha saputo tra il 20 e il 23 settembre 94 date nelle quali Pucci. Io non lo so, almeno che non me l'ha contestato qualche funzionario, non lo ecco so. Bravo, quale funzionario? Io non lo so. Quale funzionario? Se mi è stato contestato, dice, guardi, lei non c'era. Io non lo so, sto facendo un'ipotesi, non ho detto che me l'ha contestato. Se me l'ha contestato qualche funzionario, può darsi che lo sapevo. Se no, non ricordo averlo saputo. Può darsi che lo sapevo. Noi, appunto, le notizie delle quali disponiamo in base agli atti del fascicolo telefoni del pubblico ministero sono queste, che il giorno 20 settembre, quando lei è stato interrogato la prima volta, furono immediatamente terminato l'interrogatorio attivate doverose indagini per conoscere quali fossero appunto i periodi di codetenzione e di detenzione di Giuseppe Pucci e la risposta della DIA è del 23 settembre, lo stesso giorno in cui lei rende l'interrogatorio del quale stiamo, il secondo interrogatorio di cui stiamo parlando, anche se doverosamente ecco, di questa indagine che la DIA aveva condotto su doverosa e lodevole iniziativa della Procura della Repubblica di Perugia, lei aveva avuto cognizione tra il 20 era stato informato dell'esito tra il 20 e il 23 settembre? Non lo ricordo. Ha risposto, Presidente. Non ricordo. E allora io le dico che il 20 marzo del 79 Giuseppe Pucci era detenuto, era stato arrestato il 13 febbraio del 79 e fu scarcerato il 24 marzo successivo. Vorrei sapere come faceva i colloqui Giuseppe Pucci con persone esterne. Un'altra cosa, lei ha detto che Giuseppe Pucci ha detto prima che ha bruciati che l'omicidio, secondo le dichiarazioni di Giuseppe Pucci, l'omicidio Pecorelli era opera di abbruciati. Infatti non devi mica procurare con le mani, avvocato. Basta una fibbia, un contatto. Giuseppe Pucci faceva i colloqui con persone esterne dall'ottavo braccio perché c'era una vetrata e si parlava con lei. Eravamo detenuti. Mi sembra pertinente, vorrei che la completasse. Non è perfettamente pertinente la risposta. La risposta è perfettamente pertinente. Prego. Dico, continui, prego. Che nel periodo, insomma, in quel periodo di carcere, lì, non ricordo la data, si facevano i colloqui dall'ottavo braccio. Che era più alto del muro Cinicinta, venivano personaggi anche, tra cui anche il fratello Giuseppe Pucci, si parlavano proprio a voce, dunque non è che per privare dei chili materialmente, prendere carminati e darlo materialmente, basta mandargli una fibbia, un messaggio, ecco che si è procurato delle persone. E quindi, ma lei in questo caso, questo, e com'è che lei prima nel verbale del 20 settembre
del 94 fa riferimento ad Abruciati e soltanto ad Abruciati e poi senza indicare nulla rispetto al ruolo che avrebbe avuto Giuseppe Pucci nell'omicidio, e poi nel il 23 settembre non parla più di Abruciati come colui che avrebbe fatto l'omicidio Pecorelli e si preoccupa di indicare Giuseppe Pucci. Avvocato, ma questa domanda gliela fatta già prima, cioè la differenza dei due verbali l'abbiamo già fatta. La contestazione è insomma, avvocato, questa gliela già fatta prima. Lui ha già risposto, non ricominciamo sulla stessa cosa, avvocato. Presidente, io scusa, dovrebbe essere una domanda diversa, la avvocato. Domanda finale è questa. Aveva la prego, saputo, se no. Aveva saputo tra il 20 e il 23 che ha bruciato. E anche a questa ha già risposto. Possiamo rifargliela più volte? Quindi non aveva saputo, non può dire niente sulla mia domanda. Avvocato, per la prego. È che non cambia niente. Non risponda, prego. Andiamo avanti con altre domande. Senta, lei sa chi, tra le altre cose, anche lei in quell'epoca, essendo stato arrestato il 24 febbraio, era... di che anno? Il 24 febbraio 79, era in carcere e vi è rimasto almeno per quello che riguarda Re Bibbia fino al 31 maggio del 79. Sì, ma prima di essere trasferito a Re Bibbia sicuramente ero passato per Regina Cemmi. Può darsi. No, può darsi, sicuramente. Ecco. Nella stessa cella oppure nello stesso carcere? Nello stesso carcere, lei non c'è presente. Lei dovrebbe conoscere Bibbia. Per favore, la precisi un pochino meglio la domanda, prego. Cioè, chi stava con lui nello stesso braccio, nella stessa cella, oppure chi stava con lui a Re Bibbia? Presidente, io mi riferisco ovviamente ai personaggi di nostro interesse, è chiaro. Se c'era... io la precisi un po' meglio. Non vorrei fare il nome della persona fino a quando. Certamente no. Però che sapere... stava con lui cioè, non so quante persone ci fossero di Bibbia in quel periodo, come al solito parecchio. Se riferisce a Dani Abruciati, all'epoca non ci parlava, si conoscevamo però neanche si parlavamo. Quindi allora lei lo sa che lei è stato detenuto con Danilo Abruciati. Con Abruciati, per quello che mi pare di capire Abruciati stava in carcere, nello stesso carcere. No, mi dica però il reparto. Era il periodo in cui si stava preparando, secondo questa impostazione, l'omicidio Pecorelli. Lei non ha avuto mai occasione di sapere nulla in quei contesti? No, ho detto, con Danilo Abruciati all'epoca neanche ci parlavo. Conoscevo Franco Giuseppe Pucci, ma con Danilo Abruciati passavo a parlare del 79, calcoli anche l'età che potevo averci io. Danilo già era un vecchio boss della malavita. Ok, quindi non sapeva nulla, non aveva rapporti con Danilo Abruciati? No, sapevo chi era, avevo rapporti con Giuseppe Pucci Franco. Né prima e né dopo, quando li ha avuti lei i rapporti con Abruciati? Quando fu una sua scarcerazione. Che fu scarcerato, mi pare, a luglio del 79. Dopo quindi la scarcerazione... dopo luglio 79. Dopo luglio 79, cominciava i rapporti. Senta, dunque, tornando un attimo ai periodi di condetenzione con Giuseppe Pucci, sui quali già ci si è soffermati da parte del pubblico ministero, ma noi dobbiamo un attimo approfondire. Le condetenzioni che su appunto sollecitazione della Procura di Perugia sono state accertate attraverso la DIA sono legate a questi due periodi, sempre questa volta a Regina Coeli, dal 13 al 24 febbraio del 1979 e dal 22 al 29 gennaio del 1980. Non ne risultano delle altre, almeno per quelli che sono stati gli accertamenti che sono stati fatti. Presidente, opposizione, si sta parlando di un periodo precedente al omicidio di Pecorelli. E glielo devi dire lei? Glielo devi dire lei? No, ma glielo devo dire io, perché non è... Questa è la domanda nuoce alla genuinità della risposta. Va bene, ma questo no. Per favore. Tutte le ragioni di opposizione. No, professore, non mi dica. Non mi dica questo. Certo. Non voglio fare polemiche, non voglio fare. Ma nemmeno io, professor. Però santo Dio, se questo non è. Nemmeno io. Avvocato Dormina, la prego. Avvocato, ho capito. Avvocato, la prego. Risponda alla domanda. Gli ha fatto una domanda precisa. Prego, l'ho detto io. Non sa come devi rispondere.
Io non ricordo la data, poteva essere il momento che era successo il fatto, come poteva essere anche un filmato che ricordava il fatto già successo. Io ricordo solo che la data del pubblico ministero non se lo ricordava, questo risulta dai verbali, non ricordava se nel momento in cui parlò di questa cosa, se il fatto fosse avvenuto allora o se fosse un... l'aveva già detto. Presidente, ma siccome in quel contesto di domande formulate non era stato indicato il periodo. E adesso di lei ha fatto la domanda e lo risponde. Sì, Presidente, ma la domanda è bruciata. Perché la indicazione che è stata effettuata dal pubblico ministero ha certamente messo nelle condizioni a Patino di dare una risposta che. Ma no, perché non me lo ricordo neanche adesso. Là. Ma certo, la sua servizia è questa, Anche prima aveva detto che non se lo ricordava lunedì scorso. Presidente, andiamo avanti, signori, andiamo avanti. L'incidente è chiuso, andiamo avanti. Ma non è un incidente, Presidente. Avvocato, state discutendo. È l'unità della prova. Prego. Non sono cose nuove. Le 80. Guardi, non ci sono altri periodi nei quali lei ha avuto contenzione con Giuseppe. E questo è quanto risulta. Allora, lei, io gli ho detto che potrei avere periodi di detenzione che non risultano ai verbali. No, questo non è possibile. Io dico io che è possibile, avvocato. Lei dice no, è possibile. Sia tranquillo, sia. Ma è possibile. Non facciamo nessun dialogo. Avvocato, lei non è mai stato. Presidente. Lei fa le domande, no, Presidente, e lei risponde. No. Per favore, anche il pubblico ministero non ci si metta dentro. Andiamo avanti con le domande. Allora, siccome dal 13 al 24 febbraio ovviamente non poteva passare nessun servizio su Pecorelli, perché Pecorelli, grazie a Dio, era ancora in vita, è evidente che il periodo è l'altro, che va dal 22 di gennaio del 1980 al 29 dello stesso mese ed anno. Stavate nella Regina Celi. E Franco, mi ricordo che era detenuto per i fatti con una roulotte. Lei si ricorda per che cosa era stato arrestato? Io non mi ricordo io per che cosa era stato, però Franco era detenuto per una roulotte e armi. Ma non fosse arrestato insieme per quello che è il suo ricordo? No, io ero detenuto per una cosa, Franco già era detenuto precedentemente. Non mi ricordo il delitto di Franco, che era stata trovata una roulotte piena di armi, il mio non mi ricordo. Ecco qua, guardi, invece voi venite arrestati insieme, può darsi per reati diversi. Dunque vedete che si tratta di un'altra detenzione, sicuramente non risulta quella che dico io. No, il 22 gennaio 80 lei è arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia. E gennaio 80, al 29 gennaio 80 lei è stato a Rebibbia. Avvocato, lei non è mai stato carcerato, non sa come funzionavano le cose. Chiedo scusa, trasferito a Rebibbia, quindi è stato a Regina Celi, esatto. E nella stessa data, dal 22 gennaio al 29 gennaio 80, rispettivamente arresto e di Giuseppe Pucci Franco e trasferimento da Regina Celi a Rebibbia. Quindi siete parla stati, di una coimputazione. Siete stati, io non lo so se è una coimputazione, dico soltanto che siete stati arrestati insieme. No, è impossibile. La detenzione che parlo io, Giuseppe Pucci Franco era già detenuto per fatti con la ruota, io sono stato arrestato in seguito, non mi ricordo per che cosa. Vabbè, questo è un dato documentale e poi vedremo le conseguenze. Ecco, e avevate la possibilità di incontrarvi soli, lei e Giuseppe Pucci, quando avete visto questo servizio televisivo? C'era altra gente che però non ricordo. Non riesce a ricordarsi? Però il commento sicuramente l'ha fatto appartato soltanto. Senta, noi abbiamo, a norma dell'articolo 38 del codice delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, abbiamo fatto un accertamento presso la RAI, tenuto conto dei periodi di sua condetenzione con il signor Giuseppe Pucci a Regina Celi, e la risposta è la seguente: ci riferiamo alla richiesta da lei formulata nonché ai colloqui successivamente intercorsi per precisarle che non siamo riusciti ad individuare attraverso il nostro archivio elettronico, insomma, quello è che chiaro, dice lei... È chiaro che sta parlando di una detenzione differente, anche perché lui dice che siamo entrati insieme, io dico che quando io sono entrato Giuseppe Pucci già era detenuto, dunque è una detenzione differente. Se poi non risulta in nessun scritto, non è colpa mia. Sì, siccome noi, ripeto, disponiamo di quelli come... Ma lei sa benissimo, c'è stato un periodo dove potevano non risultare. Va bene. Ci possono essere stati altri momenti che lei oggi non riesce a ricordare, quindi sovrappone ricordi quando potrebbe essere accaduto che di questo servizio... Beh, oggi come oggi, sto vivendo...
può darsi che l'abbiate, può darsi che l'abbiate visto non a Regina Celi insieme, ma fuori in altre occasioni. No, no, era Regina Celi, l'ottavo braccio, ricordo che Giuseppe Pucci era detenuto per... Senta, lei ha fatto molti riferimenti a, ai rapporti che, dei, che si intrattenevano con i vostri gruppi, adesso non so quali qualificarli perché non si sa più con chi dobbiamo confrontarci, con personaggi politici. Chi era la persona, l'esponente vostro che teneva i contatti con i politici? Pietro Zanzarone. Ecco, ma che ruolo aveva Abruciati nei rapporti con i politici? No, quelli, ho detto, il gruppo Abruciati faceva parte del gruppo Testaccio, loro, loro avevano altri rapporti politici che ci facevano capire, ce l'avevano detto. Su questo ha già risposto più sì, però no. Lei sa Abruciati, se Abruciati era la persona che teneva per il gruppo Testaccio sì, i rapporti con i politici? Abruciati sicuramente sì. So che aveva anche, so che aveva contatti con questore, un tale Pompò, con un avvocato che stava in politica, che aveva il fratello in politica, che adesso non ricordo il nome, che no, in politica era ministro, non so, un ministro, insomma. Senta, so, i vari contatti di Abruciati li teneva personalmente lui. Li teneva personalmente lui? Sì. Uno dei politici poteva essere Formisano. Mm. So che teneva, ho visto personalmente che gli ha regalato dei quadri. Mm. Senta una cosa, lei conosce, lei ha detto già, a parte che è stato lei l'autore dell'omicidio, lei ha avuto, conosceva Nicolino Selis, no? Sì. Lei sa se Nicolino Selis aveva rapporti con politici? Con politici no, sicuramente no, a meno che non l'abbia dentro il carcere. Come? Almeno che non l'abbia avuto durante la detenzione, sicuramente fuori no. Lei sa se, se Nicolino Selis avesse rapporti con l'onorevole Piccoli? Piccoli? No. Selis o Giuseppe Pucci abbiano avuto, diciamo così, occasionalmente la rapporti con Piccoli? Un momento, è vero, c'è stato un incontro con l'onorevole Piccoli durante il sequestro nuovo. Ecco, ma che, con, chi si incontrò con Piccoli? Eh? Chi si incontrò con Piccoli? Cioè, c'ero anch'io. Cioè, quindi lei, poi? Io, Giuseppe Pucci e Selis. Giuseppe Pucci e Selis. Durante... C'era anche lei presente, vero? Eh? Era presente anche sì, lei? Sì, non ho partecipato alla conversazione, però ero anch'io presente. Ho capito. In questo senso si deve intendere l'affermazione che lei fa, che sa che avrei, se no... è una contestazione? 17 marzo 94 è una contestazione, avvocato? Contestazione è questa. Detto? Io lo presenziai all'incontro il 17 marzo 94 al dottor Lupacchini. No, non è stato trascritto mai, no, non ho presenziato la conversazione, però ero presente all'incontro. Dice, io non so, non quindi allora come dobbiamo capire qua? Io non presenziai all'incontro. Ero sul posto dell'appuntamento, però non ho assistito al colloquio. Era solo quando lei non assisteva al colloquio? No, eravamo quasi tutti all'epoca, non era Banda della Magliana, però gruppo Magliana. Credo che ci sia stato anche Castelletti, Piconi, Giuseppe Pucci, okay. Selis e qualcun altro da parte del gruppo. Senta, e lei sa di rapporti di Nicolino Selis con l'ex ministro della giustizia Vassalli? Sì. Può dire? Mi sembra, no, so che c'aveva, so che aveva questi rapporti. E che tipo di rapporti aveva il ministro della giustizia Vassalli? No, so, è chiaro che chiedeva dei favori. Presidente, sì. Però mi pare che siamo del tutto fuori dal fa opposizione sulla rilevanza, perché a questo sì. Punto, quando no, si no, parlava del sequestro Moro, potevo anche scusa, capire, ma ora... La spiego la rilevanza. Prego. La rilevanza è la seguente. Stiamo parlando di verbali di interrogatorio resi dal signor Abbatino, nei quali vengono fatte queste rivelazioni dei rapporti di queste persone che sto nominando con momenti istituzionali di un certo rilievo, che sono tutti antecedenti rispetto a quel verbale del 20 settembre del 1994
nel quale per la prima volta e per le ragioni di sicurezza alle quali più volte si è fatto riferimento, si, che cosa impedisse laddove fosse stato possibile fare il nome di Vitalone quando si parla di questi rapporti con personaggi che certamente dal punto comunque, di vista... comunque ha risposto, va bene. Allora, quindi i rapporti tra l'ex ministro della giustizia Vassalli e Nicolini... ha già risposto, ci ha detto... Stava dicendo, Presidente, chiedo scusa. Sì, sapevo che Nicolini aveva rapporti con Vassalli. Nicolino Sepis. Io le ho chiesto quale tipo di rapporti, se lo sanno. Non lo so, però sicuramente era per aggiustare o dei processi o per avere dei permessi dal carcere. E lei ha notizie precise o comunque... No, sapevo che sia la moglie che il signor Fabretti si recavano da questo Vassalli. Da questo Vassalli? Che non hanno mai portato nessuno di noi perché... Ma qua... Senta... lei sa chi è Fazioli? Sì. Chi è? Dirigente ex dirigente sanitario di Rebibbia. Vi faceva dei servizi a voi? Sì, a me personalmente. Che tipo di servizio? Mi ha aiutato sulle cartelle cliniche e trasferimenti interni da reparti di infermeria, addirittura dall'infermeria del carcere all'ospedale statale. Senta, gliele faceva gratuitamente questi piaceri? La difesa si oppone perché chiedo scusa, l'Abatino ancora deve deporre in un procedimento presso il Tribunale di Roma Fazioli più 8. Allora? Ha capito quello? Non so, ho già dichiarato. Lei ha sempre la facoltà di... Perché è imputato, Presidente. Ah, sì, appunto. Però non ho difficoltà a rispondere. Allora, va bene. Prego. Dica. Ho risposto, faceva personalmente dei favori. Sì, ma glieli faceva gratuitamente questi favori? Faceva gratuitamente? No, sotto ricompensa di cifre. Non ho capito, scusa. Sotto ricompensa di denaro. Li faceva sotto ricompensa di denaro? Sì. Ecco. Senta, lei è a conoscenza di rapporti tra questo dottor Fazioli e personalità politiche di altissimo livello? Sì. Vuol dire quali? Mi era stato detto che era in contatto con l'onorevole Forlani. Ecco. E con il ministro di Grazia Giustizia. Della Giustizia. Sì. Questo lei ricorda di averlo dichiarato anche in passato, no? Non soltanto in questo credo, momento. Credo. Ok. E allora io le faccio una piccola sintesi per farle l'ultima domanda. Perché non ho parlato di Vitalone. Bravo, perché lei ha parlato. Perché è mia opinione che Vitalone era la persona più pericolosa, sì, di Vassalli, di Darida. Me lo dica anche dopo, Cioè ha parlato di Forlani, di Piccoli, di due ministri della giustizia, Darida e Vassalli. Ha parlato di Pennacchini, che è stato consulente giuridico, che è consulente giuridico del Presidente della Repubblica. Ha parlato di Torri. Ha parlato di Catenacci, ha parlato di Misiani. No, di Catenacci che cosa ha parlato? Ah, come non ha parlato di Catenacci? No, vedo, tanto non è vero che non si è nemmeno ricordato di Catenacci. Ha parlato di periti che avrebbero addomesticato perizie, di cancellieri compiacenti e via dicendo. Ecco, in tutto questo, e tutte cose queste che ha dichiarato prima del 20 settembre del 1994, epoca in cui riferisce del commento che avrebbe fatto Giuseppe Pucci davanti al servizio televisivo, e le domando... queste sono personalità alle quali non le incutevano alcun timore? No, perché ritenevo, ancora oggi ritengo, che l'onorevole dottor Vitalone è più pericoloso sia di Vassalli che di questi personaggi. Perfetto, va bene. Più pericoloso di Vassalli, più pericoloso di tutti. Ok. Ha finito, avvocato. Allora interrompiamo 10 minuti. Allora, la parola alla difesa di Calò. Grazie, Presidente. Io penso che sarò brevissimo perché il professor Taormina ha arato come un bulldozer nel mio controesame, per cui mi limiterò a pochissime domande ad Abatino, con particolare riferimento ovviamente alla posizione di Calò. E volevo cominciare con questa domanda.
Nel 79, quando Giuseppucci fa queste dichiarazioni ad Abbatino, già si parlava di Cosa Nostra? Non so se di Cosa Nostra, però sicuramente di mafia. Non so se era chiamata Cosa Nostra, non ricordo, però mafia siciliani. Allora sono costretto subito a una contestazione, perché lei dice, 23 settembre 94, pubblico ministero Cardella, l'omicidio di Pecorella era stato richiesto dai siciliani esponenti di Cosa Nostra. Ha detto non so, non ho detto la certezza, non mi ricordo. Quindi devo pensare che questo termine Cosa Nostra è stato scritto soltanto su termine anche perché ho sempre riletto il verbale. Non l'ha escluso. E nel 79 lei già conosceva le dichiarazioni che avrebbero poi portato a definire la mafia Cosa Nostra, cioè le dichiarazioni che poi Buscetta andrà a fare nell'84? No, non conoscevo le dichiarazioni di altri collaboratori anche. Sono stato sempre molto ristretto. Lei aggiunge, tale richiesta era stata fatta da Pippo Calò, che era l'esponente di Cosa Nostra in contatto con Danilo Abbruciati. Quindi ribadisce questo termine Cosa Nostra. Infatti può darsi che già si parlava di Cosa Nostra, adesso non ricordo. Aspetti, però le dichiarazioni sono di Abbruciati nel 79, di Giuseppucci nel 79. Sì, può darsi che oggi l'ho chiamata Cosa Nostra, all'epoca siciliani o mafia, non mi sembra che cambia molto la cosa per me. Ma lei seppe quando la mafia venne denominata poi Cosa Nostra? No, non sono entrato in particolare, non è che appartengo proprio all'organizzazione mafiosa, la nostra bandiera magliana, sono scritto a Roma, con dei contatti con dei siciliani, niente di più.